Dopo due rinvii per Covid, a metà dicembre l'edizione 2020 del Rally Valli Ossolane, giunto alla 56esima edizione. Vittoria al photo finish per il locale Caffoni, che trionfa con un risicato distacco 2,1 secondi sul varesino De Tommaso e terzi, come un anno fa, Pizio Cecchetto per un podio tutto Skoda. Col successo di quest'anno salgono a 5 le vittorie di Davide Caffoni nella gara di casa, resa palpitante per la battaglia col giovane Damiano De Tommaso, recente vincitore dell'Ir Cup. Caffoni si impone grazie alla sua particolare affinità con la canovina, speciale che da sempre risulta decisionale nel rally del verbano Usio Ossola. Insieme a Mauro Grossi, il pilota ossolano porta in trionfo la Fabia Evo di Balbosca e riesce a precedere di pochissimo De Tommaso, in coppia con Bizzocchi, sulla Skoda della DP Autosport. Una lotta decisa sul primo passaggio della canovina, appunto, che il varesino, memore della botta al rally di Roma nello shakedown, affronta con prudenza per accelerare nella ripetizione, senza però riuscire a recuperare del tutto lo score accusato dal dover interpretare strade rese infide dagli scoli della neve sciolta dal caldo sole. Una battaglia che si riassume col tabellino finale. Ambedue vincono 3 speciali su 5, facendo pari merito sull'ultima. Dopo 3 vittorie al volante della Fiesta, 2014, 15 e 16, Caffoni bissa quella firmata Skoda nel 2019 e sale a quota 5 successi, avvicinando il recordman Uzzeni, leader nel Valli Ossolane con 8 vittorie. Terza posizione per il novarese Mattia Pizio, che replica il terzo posto finale del 2019, dimostrando una buona intesa col percorso tutt'altro che semplice della gara ossolana. Quarto un altro locale, Fabrizio Margaroli, che con Dresti e la Fabia Tamauto cattura la posizione più vicina al podio grazie ad una veloce ultima speciale. Pinzano e Zegna cercano di arginarlo, ma si devono accontentare del quinto posto finale per meno di un secondo. Prestazione positiva dei giovanissimi Baruffa Brachi, 43 anni in due, secondi alla fine di Under 25 e 13esimi assoluti, pur essendo al debutto con la Skoda Fabia R5 DRF. Un bel salto in avanti per chi ha corso poche gare finora e solo con auto di classe R2B. Barbieri Broglia si aggiudicano il premio per la migliore livrea natalizia, sfoggiando una grafica affascinante, e da loro spetta l'iscrizione gratuita per il 57esimo Valli Ossolane. Brillanti anche Giovanella Gonella, primi tra le Super 1600 e le due ruote motrici, grazie a una prestazione super nella tappa domenicale. Lotta animata anche nella classe R2C, dove il francese Quilichini e il bresciano Trevisani battagliano con le 208 di ultima generazione. Il transalpino chiude 15 assoluto con Lombardo subito alle sue spalle. Sulle strade piemontesi della Valdossola, un'altra tappa della BMW Rally Cup, trofeo organizzato dalla CFB2 Race Tech, che permette di gareggiare a costi contenuti con le BMW 318 IS. Al traguardo di Malesco i più veloci sono De Antoni Musiari, 59esimi assoluti, che precedono la Manna Bruno, Costa Delia, Ardigò Previato, Fortunati Di Novi e Spiga Bertella. Tutti in quest'ordine anche nella classifica di classe RS 2000 Plus. Da notare infine che dei 74 partiti, 71 sono i classificati finali, con solo 3 ritirati, tutti per guasti meccanici.